Buongiorno a tutti, io sono Alessio, sono uno dei tre fratelli dell'azienda agricola Fratelli Battisti. La mia azienda agricola è strutturata, costruita da noi qua a Cavarino. È un'azienda agricola che produce il Trentingrana, il formaggio d'eccellenza delle montagne del nostro Trentino. Il nostro Trentingrana ha quel quid in più degli altri formaggi a pasta dura che conoscete tutti. Il nostro Trentingrana viene fatto con il foraggio dei nostri prati, no, a quota 1000. Vuol dire che siamo 1000 metri sopra il livello del mare, qua non ci sono i terreni che ci sono in pianura, non c'è il clima che c'è in pianura, quindi per cui l'erba cresce molto più lentamente, l'erba riesce ad andare in fiore, a spigare, no? A esprimere il massimo di quello che possiamo trovare nel nostro formaggio, no? Con il Trentino nel cuore. In aggiunta, siccome non riusciamo a produrre a sufficienza per i nostri animali, viste le condizioni meteo, vista la stagione che è molto più corta quella noi, che ci permette di fare solo due o a volte tre sfalci, in aggiunta a questo noi dobbiamo ricorrere all'erba medica, che è il re dei foraggi, no, della pianura padana. Noi non siamo bravi a produrre erba medica, quindi per cui andiamo a compararla, no, nelle zone più vocate d'Italia. Nella nostra razione è strutturata completamente a secco, vi sono dei cereali da noi macinati e lavorati in azienda, vi è la soia prodotta nella nostra pianura padana, no OGM, e ci tengo a dire, vi è solo Trentino e pianura padana, erba medica e fieno di prato stabile. L'erba medica ci permette di avere un risparmio notevole per quanto riguarda l'integrazione vitaminica. Da quando abbiamo iniziato a utilizzare l'erba medica, no, disidratata, ci siamo accorti che il livello generale del bestiame di salute è aumentato. Le produzioni si sono stabilizzate, abbiamo visto che gli animali sono molto meno sensibili agli andamenti stagionali, visto che abbiamo un prodotto sempre costante nella nostra azienda che ci permette di stabilizzare completamente, per quanto riguarda le fermentazioni ruminali, tutto il processo di digestione dell'animale. Sono alcuni anni che utilizziamo questo tipo di alimentazione, abbiamo smesso completamente con l'acquisto di prodotti sofisticati per quanto riguardava le integrazioni che compravamo prima, le integrazioni vitaminiche e minerali. Adesso compriamo esclusivamente i minerali sfusi, un piccolo integratore di completamento per le vacche da latte, no? E completiamo il tutto con i nostri foraggi e l'erba medica, che sono ben il 70% in percentuale di peso della nostra razione. Di quel 70% abbiamo un 30% di erba medica e un rimanente 70% di fieno di prato stabile, mescolato dal primo al secondo sfalcio. Questa è la panoramica aziendale generale. Noi stiamo producendo sui 34-35 kg di media annua per capo. Produciamo circa 1.900.000 litri di latte. Siamo il produttore maggiore del consorzio Trentingrana Formaggi Trentini. La nostra produzione viene esclusivamente lavorata nella nostra latteria, formata da 6 soci, la latteria di Cavarino, e il nostro latte forma all'incirca un 60% della quantità totale di prodotto lavorato nel nostro piccolo laboratorio, diciamo. Noi riusciamo a gestire tutta l'azienda senza manodopera esterna, quindi per cui ci arrangiamo io, due fratelli e il papà. Questo qua è il nostro team, questo qua è la nostra formazione. Ringrazio l'Alessio, ringrazio la famiglia Battisti, perché oggi siamo venuti a visitare la sua azienda, il suo territorio, il caseificio dove trasformano il latte, perché per me essere in filiera con la mia azienda, con i foraggi di erba medica, nella razione del Trentingrana, dove gli animali vanno a secco, un grande valore aggiunto per produrre benessere animale e un cibo più nutriente, quindi latte, quindi Trentino, quindi formaggio.